Il 22 febbraio a Sanremo, chiunque sarà il vincitore del Festival della Canzone Italiana, festeggerà mangiando toscano. Sarà infatti la nostra regione, attraverso Vetrina Toscana, protagonista enogastronomica di Casa Sanremo 2014, l'area dell'ospitalità ufficiale del Festival. Una cena il sabato sera, dei cookie show di pomeriggio per raccontare la bravura degli chef che rappresenteranno questa regione e poi anche un festeggiamento alla chiusura del Festival. Tre i cuochi di Vetrina Toscana che saranno ambasciatori del nostro gusto: Claudio Vincenzo del ristorante La Limonaia di Prato, Luca Cai dell'osteria Tripperia Il Magazzino di Firenze e Franco Mariani, presidente dell'Unione Regionale dei Cuochi Toscani del ristorante Nara di Massarosa in provincia di Lucca. Utilizzando i prodotti dei consorsi prepareranno una cena tipica ma innovativa. Il lampredotto si trasformerà in polpette, i tradizionali tortelli mugellani ripieni di patate saranno serviti con crema di pecorino toscano DOP e tra i secondi spiccherà un intingolo caro al maestro Puccini. In ogni caso, un'occasione che vuole essere una vetrina di visibilità. Le attese sono grandi anche perché si uniscono Casa Sanremo, che ovviamente con tutta la ricaduta che ha rispetto all'immagine pubblica e all'immagine complessiva che ha. In più Vetrina Toscana, che è un progetto fortemente voluto dalla Regione attraverso e ovviamente anche attraverso Union Camere e le associazioni di categoria, che mira proprio a valorizzare il brand toscano in termini non solo di enogastronomia ma anche di produzione e di cultura.